Sì. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Roberto. Allora, buongiorno al consigliere Sordini che è entrato adesso. Abbiamo appena avviato la registrazione, quindi di nuovo buongiorno a tutti e chiedo alla verbalizzante di fare l'appello. Grazie. Presente. Un momento, solo un secondino perché non si sente. Ok, perfetto, grazie. Allora, Pizzi presente, Crescenzi, Abate. Buongiorno a tutti, presente. Buongiorno, Gagliardi. Buongiorno a tutti, presente con giustifica, grazie. Bene. Zini. Non risponde, però ho visto che era No, entrato. scusate, non ho sentito chi è stato chiamato, scusatemi, non ho compreso Pizzi. bene io. Ghimizzini, è presente? Sì. Perfetto. Maisano? Sordini? Buongiorno, presente. Senza giustifica? Senza giustifica, grazie. Ugolini? Presente, grazie, buongiorno. Ripeto i presenti, Pizzi, Abate, Gagliardi, Ghinizzini, Sordini, Ugolini. Perfetto, grazie mille Caterina. Allora possiamo procedere al primo punto dell'ordine del giorno, che è l'approvazione del verbale caricato sul canale. È il verbale relativo alla seduta del 4 gennaio sul bilancio che si è svolta, ricorderete, in maniera congiunta con la Commissione Sesta. Ora chiedo un attimino, a parte che credo sia entrato Maisano, sì, Caterina, adesso ha scritto in chat. Va bene. E una cosa, Caterina, perché io purtroppo le ultime due sedute sono dovuto andare prima. Questa la Commissione Sesta l'ha approvato, Sì, l'ha già approvato, ok, e l'ha approvato così come lo vediamo, sono state fatte delle modifiche? ma proprio delle cose, diciamo, più che altro errori sintattici, magari c'è stato qualche piccolo errore. Nel verbale è stato corretto, ma niente di più. Ok, quindi sono stati solo errori, diciamo, Sì, di tecnici, correzioni tecniche. sciocchezze, non, niente di sostanziale. Ok, allora, come al solito, quindi chiedo ai commissari di prendere visione del verbale caricato sul canale. Come al solito, sospendiamo la registrazione per dare tempo ai commissari di leggere e poi l'apriamo poco prima dell'inizio del secondo punto per l'approvazione. Ovviamente lì dove ci fossero osservazioni potete tranquillamente comunque prendere parola, intanto le facciamo e poi le ripetiamo quando riapriamo la registrazione. Grazie a tutti e buona lettura.